si mette qui. Lei nel senso di sì. Bisogna se si potesse mettere il lato quanto se mettiamo il professore al lato corto del tavolo, così sì, vede no, meglio. Sì, no, questo si può dire. No, le registrazioni. Per Alexio? Meglio sì, si mette al lato corto. A me mettere al lato corto. Ma io poi dopo mi sposto. Sì, ho il microfono. Possiamo spostare così. Buonasera, grazie per essere intervenuti. Mi dispiace, guarda. E non può mancare il saluto istituzionale, è doveroso e fa sempre un gran piacere la presenza degli amministratori pubblici. Prego. Grazie, grazie per questo invito. Buonasera, mi verrebbe da dire benvenuti, in realtà. Sono io stessa invitata e porto i saluti del sindaco Pierluigi Biondi, che non ha potuto essere qui per concomitanti impegni istituzionali, ma devo dirvi che perché questo saluto debba essere, prego, lo prometto, ma sicuramente istituzionale, io non posso non condividere con voi il fatto che ogni volta che mi capita la fortuna, l'onore anche in questo caso, di intervenire in manifestazioni, eventi, dibattiti qui all'Accademia delle Belle Arti, io mi sento un po' emozionata e un po' a casa, ma non a casa perché sei un artista, no, ma perché questo è il quartiere dove io mi sono fatta grande e questa è quell'area di quartiere che a me era vietata, che fino a qualche tempo fa non aveva tutta quest'altra parte di periferia e quindi guardavamo a questa accademia frutto dell'arte di Portoghesi che è scomparso qualche giorno fa e anche il vicino liceo come limite invalicabile, prezioso e sognato. Questo poi ha assunto dopo gli anni terribili del terremoto anche una grande caratterizzazione. Oggi non solo sopravvive, ma rappresenta una suggestione che è di tutta la città, artisti e non artisti, quindi il senso profondo che l'amministrazione deve dare e vuole condividere con voi è di gratitudine, non soltanto per l'esistenza di questa eccellenza nel nostro territorio, che contribuisce anche a qualificare quella che è la qualità della vita, ma anche per la grande offerta culturale, che è anche Aquilana, che diventa anche un aspetto della identità della nostra città. Quindi io saluto con favore e anche con interesse questo appuntamento, ringraziandovi per il grande lavoro che fate, non soltanto per gli artisti che qui si formano, ma anche per quei ragazzi che hanno altre vocazioni, ma che possono godere comunque di queste suggestioni, che sono bellissime e che concorrono alla formazione dell'individuo. Grazie. Adesso a docente dell'Accademia, che è stato un po' il regista e l'artefice di questo eccezionale incontro. Prego. Grazie. Scusa. Buonasera, fa piacere vedere così tante persone, soprattutto gli studenti, perché poi lo scopo principale ovviamente delle attività dell'Accademia è quello, e comunque anche il pubblico tutto quanto è estremamente benvenuto per questo evento che è effettivamente eccezionale da tanti punti di vista. E devo dire che noi come Accademia siamo veramente felici e onorati di poter ospitare una lezione magistrale del professor David Exergen, che vedete qui accanto a me, e devo dire solo in pochissime parole come è nata questa idea. Infatti devo ringraziare la sensibilità della nostra direttrice Maria D'Alesio e della vice direttrice Barbara Dudi, tutto il consiglio accademico che ha sostenuto l'idea di poter invitare appunto il professor Exergen per parlare di
argomento che ci riguarda direttamente, dunque il più grande maestro italiano del Cinquecento, Raffaello, e la sua traccia, come dire, che lo lega all'Aquila e alla famiglia aquilana importantissima che sono i Branconi. Però ripeto, non sto a raccontare tutto io, sentiamo adesso il professore. E questo appunto mi fa molto piacere, appunto, aver riscontrato questa sensibilità da parte dell'Accademia di voler accogliere questo progetto, che ci permette alla fine, speriamo di poter fare anche una piccola pubblicazione, di fare un recente aggiornato punto della situazione sulla questione appunto della presenza di Raffaello, il suo legame appunto con la città di Aquila, il tema Raffaello e Aquila, Raffaello e Branconio. E sì, è questo che essenzialmente volevo dire per introdurre il discorso, ringraziare tutti che hanno voluto venire, che ripeto ci fa piacere vedere così tanta gente, e non so, forse possiamo vedere già, appunto, ripeto, non voglio ecco, portare troppo tempo al nostro relatore, dico giusto due parole di lui, perché chiaramente non ha bisogno di presentazione, tanto meno di quelle mie, ma avete visto, poi abbiamo diffuso nei comunicati la sua biografia, immagino che tutti l'abbiate guardata, dico anche lì giusto due, come dire, parole di introduzione che magari esulano da quello che c'era scritto nel profilo biografico del professor Exergia. E professore appunto universitario, insegna storia dell'arte e della cinematografia, cioè dei film, all'Università di Leicester, sarebbe Leicester, insomma, mi immagino in inglese, e soprattutto, ecco, è conosciuto in Italia, cioè diciamo prima cosa che vi esce, se andate nel Google, insomma qualsiasi altro motore, a cercare notizie sul professore, ovviamente escono fuori subito due nomi di due grandi artisti italiani del Rinascimento e primo manierismo, che sono Correggio e Parmigianino. Tant'è vero che tutti o molti di voi, mi immagino, abbiate visto la mostra bellissima che ha curato alle Scuderie del Quirinale, dedicata proprio alla scuola di Parma, appunto, a due grandi protagonisti del Cinquecento italiano. E dunque è stata nel 2016 ed è stato appunto un grande successo, però ripeto, il professore, come dirà, dietro le spalle una grandissima attività curatoriale che ovviamente non si limita solo a questa mostra, ma ne ha fatte tante, tante altre, ecco. Qui vediamo, ecco, sempre queste tracce che rimangono appunto nell'effimero, nell'internet, bellissime interviste che spesso rilascia, ecco, come dire, in tono magari molto colloquiale, ma nel senso buono, come dire, riuscendo a spiegare in parole molto semplici concetti anche molto astrusi, spesso di storia dell'arte antica, come appunto questa, vedete, della RAI, che parla appunto di Correggio di Parmigianino in occasione della mostra. E dunque, ripeto, la prima, come dire, il primo segno distintivo di riconoscimento che, come dire, porta su di sé il professor Exergia, appunto, sono due grandi monografie sugli artisti rispettivi. Il Correggio, che è del 97, che è uscito anche in italiano, fortunatamente, cioè subito è stata edizione italiana, e poi ovviamente il Parmigianino, di cui esiste solo edizione in inglese, che è uscito qualche anno dopo. Però questi, come dire, studi sono di tradizione anche come modo di approcciare gli argomenti molto italiani, nel senso risale chiaramente la monografia, come tutti immaginate, sapete, a Vasari, Vasari a suo turno a Plutarco, dunque la vita di un personaggio illustre, però ovviamente fa anche, come dire, studi, anche quelli di grande successo, di grande impatto, come studi di taglio più anglosassone, diciamo, argomenti più trasversali, multidisciplinari, come si vorrebbe dire, ma comunque che non hanno al centro una singola personalità, ma un argomento a volte anche molto, come dire, complicato, come la nascita della natura morta, vedete anche questa, per fortuna, abbiamo anche in italiano, oppure questo è l'ultimo lavoro veramente monumentale, ve l'ho fatto vedere anche, come dire, di dorso, per capire che insomma è un volume davvero davvero molto grande in tutti i sensi, insomma anche fisicamente, dedicato alla pala d'altare, che anche questo è un tema, un argomento di cui anche con i nostri studenti al corso della Moderna ne abbiamo parlato tantissimo, citando appunto sempre il professore e i suoi studi al riguardo. Pala d'altare, anche questo è un tema importantissimo, proprio giustamente come dice il sottotitolo che ha messo qui in rosso, che non compare sulla copertina,
il passaggio tra l'icona e il narrativo, dunque un concetto anche questo che esula dalla sola lettura stilistica formale, diciamo, di storia dell'arte, però spiega anche le cose di significati, come appunto questo passaggio dall'iconico al narrativo. Giusto anche per dire che queste non sono tutte cose, ovviamente, questo è il catalogo della più importante biblioteca che abbiamo appunto di storia dell'arte, il Cubica, cioè il catalogo che unisce la Biblioteca Erziana di Roma, Biblioteca di Storia dell'Arte di Firenze e poi Istituto Centrale di Storia dell'Arte a Monaco, e se andate a cercare appunto le pubblicazioni del professore vedete che i risultati sono 256, e questo non è tutto comunque, perciò ecco, giusto per darci l'idea appunto chi abbiamo davanti a noi appunto in questa occasione. Scusatemi. E volevo anche questo, chiudendo, ripeto, vorrei essere brevissimo, passare subito parola al nostro relatore, invece un'altra mostra sempre di taglio, diciamo, diverso da quello che privilegiamo in Italia, molto trasversale per cronologia e geografia, che era una bellissima mostra alla Royal Academy di Londra, e piace sottolineare perché il professore ha ricoperto diversi incarichi importanti presso un'accademia, dunque è un po' dei nostri in questo senso, dunque mondo delle accademie, come dire, unisce lui a noi, e dunque ha fatto svariate mostre presso la Royal Academy, tra cui più memorabile è quella dedicata alla scultura in bronzo, dunque come tema generale aveva proprio il filo, diciamo, di sviluppo della scultura bronzea. Dalla Mesopotamia 3000 avanti Cristo fino a Jeff Koons, Tanish Kapoor, dunque fino a si arrivava agli artisti contemporanei, con geografia straordinaria anche quella, da Giava fino a Africa, Asia, insomma Europa tutta, dunque anche questo ci fa capire la grande curiosità intellettuale, come dire, del nostro ospite. E ecco, questo veramente chiudendo, avete letto, mi immagino, anche qui nel nostro comunicato. Adesso sta lavorando su due argomenti molto, quelli anche molto, come dire, emblematici e curiosi. Uno sta appunto finendo di pubblicare, insomma deve uscire a breve, un libro dedicato a questo quadro bellissimo, anche se l'artista magari non è conosciuto a tutti, però l'immagine, almeno in Italia, quella l'abbiamo davanti agli occhi, questo bambino che mostra un disegno infantile. Dunque leggeremo con molta curiosità, insomma, quello che è. Avrà da raccontarci a proposito, e d'altro canto invece monografie, dunque sempre taglio di studio molto l'italiano, molto classico, appunto dedicata ad Albrecht Dürer, un grandissimo artista appunto del Rinascimento del Nord. E, sì, e poi ovviamente il pretesto, l'altro pretesto importante, chiaramente perché chiamare il professor Exergen per parlare di Raffaello, perché è stato curatore dell'ultima grande mostra internazionale di Raffaello che si è svolta l'anno scorso alla National Gallery di Londra, dunque chi meglio di noi ci potrà spiegare appunto tutte le sfumature, diciamo, del discorso raffaellesco. Bene, io avrei finito, di nuovo grazie a tutti per la vostra presenza, per l'attenzione, e passo la parola con molto piacere al professore Exergen. Grazie infinite per la bella introduzione. Adesso mi lancio nella discussione che devo fare. Ci saranno due capitoli, per così dire, perché parlerò della palla d'altare e della visitazione, e poi passerò per discutere anche la mostra che abbiamo fatto alla National Gallery su Raffaello. Evidentemente questo dipinto
della visitazione che vediamo qui, un quadro notissimo, ma non vuol dire che possibilmente non ci saranno alcune novità in riguardo. Il dipinto della Visitazione era per la chiesa di San Silvestro, per la cappella Branconio dell'Aquila a San Silvestro, e come vediamo c'è sulla pala, che adesso si trova al Museo del Prado a Madrid, c'è l'iscrizione che parla non solo del committente o committente apparente, ma anche un testo che dice che l'autore del dipinto è Raffaello, ma l'iscrizione non deve essere un testo contemporaneo, sembra che sia stato eseguito un po' dopo e quindi non è totalmente affidabile, non è sicurissimo che l'autore è veramente Raffaello. Il soggetto è la Visitazione, parlerò più tardi dell'iconografia della Visitazione e della tradizione soprattutto di questo soggetto, di come vogliono rappresentare questo momento così importante nei Vangeli. L'altra cosa più evidente che si vede nel particolare sulla destra è il fatto che dietro all'incontro tra Elisabetta e la Vergine Maria c'è una rappresentazione del battesimo di Cristo. Tornerò a discutere questo battesimo di Cristo più tardi, ma ovviamente la cosa fondamentale è che di solito quando rappresentano una storia, un evento, si immagina che si deve rappresentare un attimo, un secondo, un momento fisso. Qui invece partiamo dal tempo davanti per guardare un evento, una storia che succede decenni dopo. Quindi non siamo contemporanei tra davanti e dietro. La scelta del soggetto della Visitazione non è casuale. La mamma di Branconio dell'Aquila, Gian Battista Branconio dell'Aquila, la mamma si chiamava Elisabetta, quindi l'iconografia che coinvolge Elisabetta è una scelta logica. Qui abbiamo il busto di Gian Battista Branconio, nato nel 1473, morto nel 1522, che era, questa scultura è molto più tardiva, non è del periodo della Visitazione né di Raffaello, ma Branconio era molto amico di Raffaello, era descritto come camerarius a Roma, era anche l'esecutore del testamento
uno dei due esecutori del testamento di Raffaello, quindi avevano un rapporto molto speciale. Evidentemente una mamma, Elisabetta, un figlio Giambattista, si capisce anche che la scelta della scena in fondo del paesaggio del battesimo di Cristo aveva da fare anche col nome di Brancomio. Inoltre, c'era il palazzo Brancomio dell'Aquila a Roma, un edificio che non esiste più purtroppo, ma abbiamo varie rappresentazioni di come era, soprattutto questo. Questo Brancomio, che sembra aver iniziato verso 1518, quindi solo un paio di anni prima della morte di Raffaello, è comunque una invenzione di Raffaello, perché Raffaello non era solamente un grandissimo pittore, disegnatore, inventore, ma attraverso gli anni diventa anche un architetto molto molto importante. Questo palazzo evidentemente era uno dei suoi capolavori. Ieri sono arrivato all'Aquila per la prima volta in vita mia. Sempre fortunato stare in Italia, ma venire qui per me è una gioia. Stamattina, grazie a Dio, ho potuto visitare la chiesa di San Silvestro, vedete l'esterno e poi anche l'interno. La cappella sulla sinistra e la cappella della famiglia Brancomio dell'Aquila. Là vediamo adesso dipinti, affreschi più tardivi di Giulio Cesare Bedeschini che devono datare dal 1625, ma la cappella evidentemente era un po' diversa prima, e non possiamo ricostruire precisamente come era, cioè per esempio in questi casi c'era una cornice per la palla d'altare, ma la cornice che vediamo oggi non è la cornice che data dal tempo di Raffaello, non c'è più. Comunque, la cosa che infatti si capisce, la cosa che si capisce è che la collocazione della palla d'altare era progettata da Raffaello e la sua bottega, perché si vedono le ombre che cadono dalle figure che indicano che l'illuminazione viene dalla sinistra. E infatti in questa cappella c'è la finestra sulla sinistra. Di solito nelle chiese i pittori, certamente a quel periodo, pensano molto chiaramente se
devono illuminare da destra o da sinistra, e qui logicamente è da sinistra e funziona. Non si può immaginare che Raffaello sia venuto all'Aquila, avrà saputo in qualche modo, possibilmente attraverso conversazioni anche con Brangone, come organizzare l'illuminazione del quadro. E la Visitazione, inoltre, è in certi sensi molto particolare, perché Elisabetta, come vedete, è sulla sinistra, Maria è sulla destra. L'incontro potrebbe essere al rovescio. Io proverò di mostrarvi vari dipinti che raccontano anche la visitazione, si vedrà come possono essere diverse queste soluzioni, ma probabilmente l'importanza, quasi la precedenza di Santa Elisabetta ha da fare col fatto che, come ho spiegato, che la mamma si chiamava Elisabetta, perché normalmente leggiamo le storie andando da sinistra a destra, probabilmente perché è così che leggiamo anche le parole, è abbastanza particolare rovesciare tutto. La Visitazione è una storia che compare solo nel Vangelo secondo San Luca. Non c'è altrove, e quindi c'è una descrizione dell'incontro tra queste donne, ma come gli artisti hanno voluto rappresentare questa scena può essere molto diversa. Quindi comincio con rappresentazioni che provengono da cicli di affreschi che raccontano tutta una vita della Vergine, perché qui nella pala al Prado forse si può dire che la persona centrale è Santa Elisabetta, grazie al nominativo. Invece molte volte la Visitazione si inserisce in una serie di storie invece della Vergine. E vediamo sulla sinistra un esempio del primo 300, cioè la Visitazione di Giotto alla Cappella degli Scrivegni. Nella Bibbia, nel Vangelo, si parla solamente di Maria e Elisabetta. Evidentemente molti artisti, molti pittori hanno pensato: ma non posso credere che erano da soli, forse c'erano altre persone che facevano in qualche modo compagnia. E quindi, per esempio, Giotto ha l'idea che la Vergine viene a trovare Elisabetta con due servitori, e dietro Elisabetta, un po' la stessa cosa, c'è una serva che accompagna, e si vede anche ovviamente la casa di Elisabetta. E vedendo qui come
sulla destra un altro affresco di un altro ciclo di Taddeo Gaddi a Santa Croce, si capisce che al contrario Raffaello o la sua scuola nella palla d'altare al Prado non localizza l'incontro. Là, nel dipinto per Brangonio, la Vergine e Elisabetta sono in un paesaggio, ma basta, non si capisce dove sono più di questo, e sono ovviamente da soli. Al contrario, qui c'è un po' di compagnia e c'è anche una casa. Nel caso di Domenico Ghirlandaio, invece, verso la fine del 400, possiamo vedere non solo un affresco che fa parte di un ciclo narrativo sulla sinistra qui, che fa parte della decorazione della Cappella Tornabuoni a Santa Maria Novella, ma c'è anche una palla d'altare della Visitazione, adesso si trova invece al Louvre, ma è stato dipinto per la chiesa di Santa Maria Maddalena de Pazzi a Firenze, anche là per un membro della famiglia Tornabuoni. Non ho l'abitudine di fare Mick Jagger, scusate. No, dammi una pastiglia, forse sull'asta. Su questa cosa. Sì. Basta lo più vicino, però. Ok, proviamo così. Meglio così? Sì. Ok. E Domenico Ghirlandaio, nell'affresco rappresenta la Vergine e Elisabetta, come dire, uguali, invece nella palla d'altare crea una variante significativa, perché c'è Elisabetta che si inginocchia, che dimostra la sua umiltà davanti alla Vergine. E poi anche là ci sono due presenze che accompagnano. In questo caso queste due donne vengono identificate, perché ogni tanto nei dipinti ci sono le persone principali, poi ci sono altre persone, non è sempre così facile sapere chi sono. E in questo caso, evidentemente, Ghirlandaio, o forse il committente, tra di loro hanno discusso di questa cosa e dicono: ma io non sono certo che so chi è, ma forse si può mettere un piccolo testo. E infatti sono Maria Jacobi e Maria Salomè. E sono due donne presenti alla crocifissione. E infatti nel Vangelo secondo San Marco sono presenti anche alla tomba di Cristo, queste due. Il fatto di rappresentare Elisabetta che si inginocchia non è comunque una invenzione di Domenico Ghirlandaio, perché lo troviamo anche prima, come potete vedere, non sono così diversi. La palla d'altare
di ghirlandaio ora al Louvre, data da 1491. Prima c'era questo gruppo che si trova a San Giovanni Fuor Civitas, Pistoia di Luca della Robbia, e anche là c'è la rappresentazione di una Santa Elisabetta che si inginocchia. E poi ci sono altre palle d'altare di questo soggetto che datano invece dalla prima metà del Cinquecento, datano infatti da un momento dopo, sicuramente dopo la palla di Brancone dell'Aquila, dove gli artisti hanno voluto rappresentare una scena più folta di persone. In questo senso sono un po' più vicini, si può dire, all'idea dell'affresco, ma mettono tutti i personaggi o quasi tutti i personaggi dell'affresco nella palla d'altare. Qui sulla sinistra un bellissimo dipinto che mi dispiace trovare su internet solo in bianco e nero, di un pittore meno noto, Calisto Piazza da Lodi, e si trova nella chiesa di Santa Maria in Calchera a Brescia. È un dipinto firmato e datato 1525, e là la Vergine viene accompagnata anche in questa casa di due donne, ma non sappiamo precisamente chi siano. Probabilmente non c'è l'intenzione che siano Maria Jacobi e Maria Salomè, ma dietro invece a Santa Elisabetta si vede il marito Zaccaria, e poi si vede anche l'entrata della casa. E nel dipinto sulla destra di Lorenzo Lotto, al contrario, siamo già dentro alla casa, siamo entrati nella casa, c'è l'incontro un'altra volta, e in questi dipinti ovviamente ogni volta Elisabetta, come nel dipinto del Prado, Elisabetta sulla sinistra, la Vergine sulla destra. Anche nel dipinto di Lotto, che si trova a Iesi, che data più o meno da 1530-1534, può darsi che queste donne sono Salomè e Cleofa, che sono le sorelle della Vergine, ma questa è una proposta, non una certezza. Non possiamo sapere chi sono, perché al contrario di ghirlandaio non ci dà una mano a riconoscere. E anche là si vede, ma un po' più indietro, si vede San Zaccaria il marito. Come abbiamo già visto, per il dipinto al Prado c'è solo la Vergine Elisabetta. Questo modo di rappresentare il soggetto esiste anche in altri dipinti, non è una novità, non è una invenzione nel nostro quadro. E quindi un dipinto molto prima, anche là in bianco e nero, un dipinto di Bicci di Lorenzo a Veletri, dove si vedono solo Maria e Elisabetta,
questo dipinto comunque era evidentemente la tavola centrale o di un trittico o forse di un polittico, non era unicamente così, c'erano altri elementi che non esistono più, purtroppo. Invece, più o meno 15 anni forse prima del dipinto del Prado, al centro qui abbiamo uno dei capolavori di Mariotto Albertinelli a Firenze, una visitazione che data da 1503, un quadro di grande, grande qualità. E poi sulla destra sono sempre solo loro, o così sembra, nella rappresentazione della storia, dell'evento, ma invece ci sono aggiunti due santi seduti davanti a loro, che sono San Girolamo e Sant'Antonio Abate, in un dipinto di Piero di Cosimo, eseguito per la Chiesa di Santo Spirito a Firenze, per la cappella della famiglia Capponi, un dipinto che data da 1489-90, più o meno così. E come avevo detto, sicuramente il dipinto di Bicci di Lorenzo aveva altri elementi accanto che sarebbero stati rappresentazioni di santi. Invece, nel dipinto di Piero di Cosimo, lui fa una cosa un po' diversa, perché diventa, non dico obbligatorio, ma forse si può dire di moda, di creare un unico dipinto, ma facendo un unico dipinto possibilmente si perde un po', perché la ricchezza, la complicazione del polittico o del trittico non si può mettere in un quadro se non si aggiunge anche altre figure. Quindi si potrebbe quasi immaginare che una specie di trittico unito, un quadro con questi elementi. E infatti anche dietro ci sono rappresentazioni che hanno da fare con le storie di questo tipo. E poi, sono quasi alla fine di questi racconti della visitazione, e c'è il dipinto sulla sinistra di Jacopo Pontormo, che si trova a Carmignano, data da 1528 a 30, e là davanti in profilo c'è l'incontro di Maria e di Elisabetta, e poi ci sono queste due donne. Non si capisce tanto, tanto bene chi sono. Possono essere anche là servitori, ma difficile dire, molto difficile dire. E finalmente, a questo punto, anche siamo decenni dopo, la visitazione di Federico Barocci a Roma, alla Chiesa Nuova, e lui pensa alla storia anche in un modo diverso. Può sembrare che abbiamo visto tutte le possibilità, ma no, perché a suo avviso la Vergine non solo non viene da sola, c'ha una serva, sì, va bene, ma
c'è anche il marito che accompagna. Davanti sulla sinistra, con il suo sacco, e anche con l'asino, infatti, c'è San Giuseppe. L'inclusione di San Giuseppe può sembrare abbastanza ovvia, ma stranamente in tutte le altre versioni il povero San Giuseppe non c'è. Di dietro invece un'altra volta c'è San Zaccaria che accoglie, che esce dalla porta della casa. Prima della dominazione di questi dipinti pale d'altare che sono rappresentazioni, come dire, indipendenti a sé stanti, c'era invece la tradizione non solo dei vari elementi di un politico, ma anche di combinare la rappresentazione dei santi e della Madonna isolati, come nel titolo del mio libro, messi in un modo iconico, ma poi si aggiunge sotto rappresentazioni di storie, di eventi, di narrativi. E in questo caso vi faccio vedere un trittico di Fra Angelico a Perugia, da verso 1447, era per la chiesa di San Domenico, infatti si vedono Santo Domenicano e San Domenico. E poi ci sono le storie sotto della predella e in questo caso sono tutti, infatti questo immagine è un po' un falso perché sono finiti al Vaticano, non sono a Perugia, ma tutte storie di San Nicolò. Una delle possibilità era di scegliere il santo principale, infatti San Nicolò è sulla destra della Vergine col bambino, e di dedicare tutta la predella a questo santo, questa santa. Invece l'altra possibilità, e qui si vede una specie di ricostruzione ideale degli elementi della pala di Santa Lucia di Domenico Veneziano, che è più o meno dello stesso periodo, e là ci sono quattro santi con la Vergine e col bambino, e ogni santo merita un elemento della predella. Quindi invece di avere numerose rappresentazioni della vita e della biografia di San Nicola, qui si vedono San Francesco, San Giovanni Battista, eccetera, eccetera, uno. Però, come ho spiegato, a un certo punto il concetto di aggiungere una predella non piaceva più. Di solito si crea solo un dipinto, ma creare solo un dipinto in un certo senso è una perdita, perché non c'è più la ricchezza, la complicazione delle scene. Gli artisti, sono convinto che sono stati gli artisti che ci hanno pensato, non tanto i committenti, evidentemente si sono detti, ma in altri sensi questo concetto della predella aveva i suoi meriti e vantaggi. Come posso fare per, come si dice in inglese,
to have the best of both worlds, avere il meglio di tutto. E un modo era di creare una specie di pseudo predella dentro al dipinto. Qui due esempi, sulla sinistra è la discesa di Cristo al limbo di Domenico Beccafumi, a Siena, data dagli anni 30 del Cinquecento, e la parte sottostante, la parte in basso, che rappresenta il rettangolo come se fosse una predella, in un certo senso, là vediamo invece il profeta Iona, perché lui fa parte dei santi, per così dire, del Vecchio Testamento, che vengono liberati a questo punto da limbo, da Cristo, e lui è là in basso con la balena, infatti è una specie di delfina in questo caso. E invece sulla destra c'è Lecce Homo di Bartolomeo Passerotti, Cristo presentato al popolo, il soggetto principale, ma poi anche là sotto sotto ci sono, c'è la folle che grida, che urla, che odia Cristo. Vengono messi nella zona che dovrebbe essere in questo senso la predella. L'altra possibilità, evidentemente, era di mettere elementi, storie, persone dietro. E in questo senso, forse, sono più vicini alla tradizione della predella, perché anche nella predella la grandezza delle figure è ovviamente molto minore. E il modo di farlo, anche in questi casi, è vario. Sulla sinistra qui una adorazione dei magi di un artista umbro, un po' dell'ambito umbro di Perugino Raffaello, si chiama Eugenio di San Giorgio, e questo dipinto data dal 1509, e la scena principale ovviamente sono i re magi, ma dietro, forse sono difficili da vedere, ma ci sono altre cose, c'è anche un San Giorgio col drago. E sulla destra, dipinto alla Galleria Borghese, un pittore ferrarese del Cinquecento che si chiama L'Ortolano, e la Lamentazione di Cristo, e si vedono santi dietro e soprattutto si vede molto chiaramente San Cristoforo. E poi anche in questi casi è possibile aggiungere storie che hanno da fare con la storia principale. E quindi sulla sinistra torniamo a Domenico Ghirlandaio, l'adorazione dei magi, e dietro c'è la strage degli innocenti, e un po' nello stesso modo nel dipinto sulla destra di Marco Pino, davanti c'è una specie di pseudo predella, come lo chiama, che è Salomè con la testa del Battista, ma poi ci sono altre scene dietro. E sulla sinistra qui invece vediamo un dipinto di un altro pittore ferrarese, ma qui lavorando
per la chiesa di San Salvatore a Bologna, 1542, ed è Garofalo, e mostra il giovane San Giovanni Battista, che si congeda dalla famiglia e dietro, in fondo, infatti c'è il battesimo di Cristo. E nella pala, evidentemente, che proviene da San Silvestro, il battesimo di Cristo dietro, quando Elisabetta e Maria si incontrano, il Battista, non ancora nato, salta, così si legge nel Vangelo. Cosa succederà? Beh, le mamme hanno questi bambini diventano adulti, si incontrano, c'è il battesimo di Cristo. Quindi c'è una logica, c'è una ragione per l'inclusione del battesimo di Cristo, e inoltre il mecenate, il committente, si chiama Giovanni Battista. Ma questo fatto di non rappresentare un momento nel tempo, ma vari momenti, anche una invenzione più o meno di quegli anni. Per quanto riguarda il dipinto, ho finito e poi passo velocemente alla mostra che ho fatto a Londra su Raffaello con un mio amicissimo che alcuni secoli fa era un mio allievo. 40 anni fa l'ho insegnato, sono il più giovane, si chiama Tom Henry. E l'abbiamo programmato, l'abbiamo proposto alla National Gallery, e l'intenzione era di fare una mostra su Raffaello, ovviamente per 2020, per i 500 anni della morte dell'artista. Purtroppo, come sapete molto, molto troppo bene, nel 20 arriva Covid. La mostra dovrebbe essere in autunno del 20, il direttore della National Gallery, secondo me, ha fatto molto bene, ha deciso che non sarebbe possibile a quel punto, ma non ha voluto annullare completamente l'idea della mostra, e quindi l'abbiamo fatto l'anno scorso. E qui vedete un po' di interni, solo per dare un po' un'idea di come era, perché per persone come Tom Henry ed io c'è la scelta delle opere, e poi ovviamente c'è anche un po', almeno, l'allestimento. Nella scelta delle opere ci sono una decina di quadri di Raffaello alla National Gallery. Non è tanto difficile chiedere il prestito, il direttore, non so, a destra chiede al direttore sulla sinistra, sarebbe possibile avere il dipinto? È facile. In altri casi è molto più complicato, e in certi casi è semplicemente impossibile. Non tutti i quadri che hanno più di 500 anni di età possono viaggiare, sono troppo delicati. Essere furbi e non chiedere cose impossibili, questo non serve a nulla. Non so come abbiamo fatto, ma abbiamo provato di avere le cose più significative. E anche quando, per esempio, ci saranno forse varie opere in un museo, si fa un elenco di preferenze,
cominciamo, proviamo di avere questo quadro, se lo danno forse possiamo averne un altro, ma l'importante è non essere troppo doloroso. E qui sulla destra, per esempio, c'è una Madonna dall'Alte Pinacoteca, monaco di Baviera. Per me era il dipinto di monaco di Baviera più importante. E poi, per un pittore come Raffaello, si prova almeno non solo di avere opere di piccole dimensioni, ma anche almeno alcune palle d'altare. Soprattutto siamo stati fortunatissimi perché abbiamo potuto avere la Santa Cecilia di Raffaello, che viene dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna. La nostra mostra è una mostra francamente molto semplice. Abbiamo voluto solo includere Raffaello, non i dintorni, non prima, non dopo, solo lui, ma rappresentare tutta la carriera e non, per esempio, Raffaello giovane, Raffaello tardo, no, tutto, tutto. E la presentazione in generale era cronologica. Comunque si poteva ogni tanto comunque avere un focus su vari argomenti. E la sala finale, per esempio, era una stanza piena di ritratti, ma ritratti databili all'ultimo decennio della carriera di Raffaello La Roma. Si potrebbe immaginare, francamente l'avevo anche un po' temuto, che passano questi due anni, da 20 a 22, forse ci saranno problemi ad avere opere. Un dipinto che infatti non è venuto, qui sulla sinistra, nel 20 era promesso, era la Sacra Famiglia che viene dall'Ermitage di San Pietroburgo. Non avevamo anticipato certi problemi militari russi che evidentemente hanno bloccato questo prestito. In generale, le persone che potevano dare hanno sempre dato, ma anche in questo caso, non sappiamo precisamente il perché, ma forse qualche paura per la guerra in Ucraina. Il dipinto qui sulla destra, che sta nella collezione Doria di Roma, Doria Panfili, il doppio ritratto di Navigliero Bezzano, hanno detto di no. Delle volte si possono anche avere piccoli vantaggi. Nel 20 il disegno qui sulla sinistra non era noto per niente. È un disegno, come vedete, in rapporto con un quadro, infatti un quadro di Giulio Romano che sta al Museo Getty a Los Angeles, ma per noi, e penso per tutti i specialisti, invece il disegno è di Raffaello. Questo disegno è saltato fuori in un'asta a Parigi. La casa d'asta non aveva, cioè, sapevano che aveva un po' da fare con Raffaello, l'hanno attribuito a Gianfrancesco Penni, che non è il massimo degli allievi, ma tante persone
fortunatamente per i proprietari hanno capito cosa fosse, si è venduto per una cifra enorme e non per un prezzo, come dire, attribuito a Gianfrancesco Pelli. E evidentemente l'abbiamo potuto avere, ma come dico, nel 20 anche i proprietari che l'avevano nascosto in qualche armadio non sapevano cosa fosse. Abbiamo sperato, come i pescatori che raccontano del pesce che è scappato, abbiamo sperato avere il leone decimo con i due cardinali per metterlo insieme con Giulio II. Questi due dipinti erano insieme nella mostra alle scuderie del Quirinale, la National Gallery ha dato Giulio II, ma purtroppo gli Uffizi non hanno dato leone per noi. Per me l'altra grande tristezza, ci sono queste tre Madonne bellissime dal periodo fiorentino, di Raffaello uno a Vienna, uno agli Uffizi, l'altro al Louvre, ma avendo altri desideri non li abbiamo avuto nemmeno uno. Invece in generale per i disegni era più facile. Non si deve probabilmente nemmeno pensare di rubare o di possiedere un disegno di Raffaello, ma se qualcuno vorrebbe darmi un bel regalo di compleanno, accetterei questo disegno per i Diogeni della scuola d'Atene, che sta a Francoforte. Per me è questo disegno un sogno. Durante la mostra e dopo la mostra può anche succedere che gli organizzatori pensano a cose che non avevano pensato prima. E per concludere do due esempi. Qui sulla sinistra c'è il dipinto che di solito si chiama la Fornarina, di Raffaello, firmato Raffaello, per me è di Raffaello, ma ci sono altri esperti che dicono che non è di Raffaello, infatti c'è stato pubblicato un libro di un grande specialista, Arno Nesselrat, e lui dice no, non è Raffaello, un falso dipinto da Annibale Carracci che ha voluto convincere le persone che sia un Raffaello. Dopo, come dico, dopo la mostra mi è venuto in mente che teoricamente può darsi che Annibale abbia guardato questo dipinto di Tiziano, perché per me c'è un rapporto, cioè qualcuno ha guardato l'altro, ma mi sembra molto più probabile che semplicemente Tiziano ha guardato Raffaello. Un'altra cosa, questo dipinto tondo di Raffaello, questa Madonna da Berlino che abbiamo avuto in mostra, per me sembra chiaro che Raffaello avrà guardato l'incisione di Dürer, della Madonna col bambino, con la scimmia, dove la rappresentazione è soprattutto il braccio sinistro, è molto vicino. Finalmente, un'altra volta, solo molto recentemente, sfogliando un libro, vedo questo tondo che sempre si dice, penso giustamente che sia anche là,
della scuola di Raffaello, non si sa precisamente di chi è, a Baltimore in America, mi è venuto in mente che l'atteggiamento, la posa della Madonna, rovesciando l'immagine, è praticamente identica alla Madonna nella palla d'altare che abbiamo avuto anche là dal Prado, la Madonna del pesce di Raffaello. Fin qui, avendo scritto anche a Baltimore, non sembra che sia stato notato che c'è quel collegamento. Quindi non so se questa conclusione sia ottimista o pessimista, vuol dire in un certo senso direi che dovrebbe essere ottimista, che ci sono sempre cose da scoprire anche avendo passato decenni a studiare un argomento. Quindi io spero ogni mattina di trovare qualche cosa di nuovo e di non essere alla fine, punto finale, ma posso promettere che per oggi sono proprio alla fine. Allora, cosa sia una lezione magistrale abbiamo toccato con mano, ed è una lezione anche per gli storici dell'arte. Perché una lezione? Perché con la sua pacatezza, tra parentesi, ricordiamoci che lui vive in Inghilterra, è inglese, però parla italiano molto meglio di tanti non italiani. Non credo. Quindi questo è già un pregio enorme. E cosa dire su Raffaele Branconio? C'è tantissimo da dire, però puntualizzo solo il fatto della firma, sono la firma, e due cose. Raffaele e Branconio erano vicini di casa a Roma, vicini, stavano a pochi metri. E Branconio poteva seguire il lavoro della Visitazione, erano vicini di casa. Dal documento del 1655 di consegna forzata agli spagnoli della Visitazione, risulta che il quadro in quel periodo era già firmato, perché c'è la descrizione, era già firmato. Quindi mettere in dubbio, sì, si può, però io parto dal presupposto che, data l'amicizia, dato il fatto che Branconio avesse 10 anni più di Raffaello, tra parentesi nel giro di 3 anni muore nel 20, se non erro, Raffaello, nel 21 Leone X e nel 22 muore Branconio, e nel 27 c'è il sacco di Roma, quindi c'è un rovesciamento completo. E io non avevo mai percorso tutte queste possibilità narrative della Visitazione. Quello che si può dire però è che la Visitazione di Raffaello, rispetto al dettato biblico, è abbastanza singolare, no? E chi è che ha indicato come rappresentare? È stato Branconio. È Branconio che ha detto: tu mi farai questo, tu, eccetera, eccetera. E tutto sommato il quadro è eretico. È un quadro eretico perché tradisce il dettato biblico. Nello stesso tempo esalta il casato. E adesso di questa esaltazione ci parlerà l'architetto Inverardi. Sul restauro di Palazzo Branconio, anzi Farinosi Branconio, che è quello che è laterale alla chiesa, perché il palazzo originario al tempo di Branconio era di fronte alla chiesa, era di fronte, però non è rimasto quasi niente a seguito dei terremoti del 1703
ed è 1915. Quindi invito cortesemente la architetta Berardi, che ci dirà a che punto siamo con questo restauro. Poi, per concludere, io parlerò una decina di minuti, non di più, sulla visitazione e l'intelligenza artificiale. Prego, buongiorno. Però, mi metto di là? O... No, stia qui, per carità. Anzi. Posso dire solo una cosa? Sì, prego. Solo una cosa, perché non sono inglese. È armeno. Mia mamma scozzese. Adesso speriamo nel paradiso, ma non apprezzava per niente. Non oso mai dire sono inglese. Però per noi sei inglese. Britannico. Vabbè, accetto. Spostiamo. Eccomi qui. Sì. Mi sentite? Sì. No? Sì. Ecco, buongiorno a tutti. Io sono, mi sento, come dire, un po'... emozionata da aver sentito questa lezione meravigliosa. La mia non sarà nulla di così esaltante, nel senso che noi ci siamo occupati subito dopo il terremoto dello studio di questo palazzo per cercare di trovare il modo di rimetterlo in sesto. Quindi abbiamo fatto un progetto molto accurato, abbastanza interessante, che si è dovuto confrontare con un problema che molti palazzi dell'Aquila non hanno, e cioè la presenza sul piano nobile della Sala San Clemente, che è un gioiello che, diciamo, ha pochi eguali. Forse qualcosa di simile c'è nel Casino Branconi, diciamo una stanza un pochino più piccina, perché è una stanza che è completamente affrescata. Si parla di un 64-65 metri quadri in pianta per 5 metri di altezza, su tutte e quattro le pareti, compresi gli invasi delle finestre, comprese le alzate dei gradini, completamente affrescata. Quindi noi ci siamo ritrovati a dover progettare un restauro strutturale di un palazzo che comunque aveva avuto dei danni importanti, confrontandoci con la difficoltà di dover riposizionare all'interno di questa stanza tutto l'apparato decorativo che era stato distaccato appena dopo il terremoto. Entrare in quella sala per chi come me c'era entrato tante volte subito dopo il terremoto è stato devastante, perché era come vedere un uomo senza pelle, una cosa. E quindi, diciamo, ci siamo, è stato quella stanza lì ha governato, diciamo, il progetto, ed è stata ed è ancora il core del restauro del palazzo. Quindi, diciamo che dal punto di vista strutturale sono stati fatti degli interventi assolutamente minimali ma necessari, perché paradossalmente quella stanza, la stanza si trova nell'angolo più in basso del palazzo. Il palazzo è diviso, delimitato da tre strade, da via Garibaldi, dalla facciata principale sulla piazza e dal vicolo di via Gignano. È in discesa, quindi, diciamo, l'angolo in basso a destra, che è quello tra la piazza e via Garibaldi, è quello che ha preso le maggiori spinte, quindi è l'angolo che ha subito i maggiori danni. Per questo la stanza era particolarmente messa male, diciamo. Oltre al fatto che all'interno c'erano molte aperture, c'era un grande camino che ha determinato sulla parete moltissimi danni, e quindi abbiamo dovuto principalmente
cercare di fare il meno possibile, o meglio, fare tutto ciò che era necessario, ma senza aumentare lo spessore di quella stanza, perché dovevamo riposizionare tutto ciò che era stato distaccato. Non lo abbiamo ancora fatto, diciamo che il progetto di riposizionamento sarà una cosa che verrà fra un po', perché andrà prima di tutto fatto un grande lavoro di studio dello stato attuale di questa stanza. Quindi verranno fatte delle scansioni ad altissima definizione dello stato attuale, verrà poi fatta la stessa cosa sulle porzioni di affreschi che sono stati distaccati e verrà ricostruita virtualmente. Quindi noi prima di mettere mano fisicamente sugli affreschi dovremo andare a capire come quello che noi abbiamo adesso su dei pannelli orizzontali potrà essere ricostruito per poterlo rimettere a posto. Quindi prima verrà fatta una ricostruzione virtuale della stanza come è adesso e di quello che ci dovremo rimettere dentro. E quindi bisognerà poi, per assestamenti successivi e quindi con, diciamo, una tempistica che non è proprio quella che ci detta la ricostruzione, diciamo molto celere, dovremo andare con molta attenzione a realizzare dei pannelli che possano accogliere ciò che abbiamo distaccato per poter essere riposizionato sulle pareti. Il tutto senza, non so se riesco a spiegare la difficoltà, no? Immaginate di avere una scatola completamente dipinta, che il dipinto è stato staccato, quindi ricostruire senza perdere quello che è stato fatto, il minimo, insomma, qualcosa forse perderemo, speriamo di no, però cercare di ricostruire senza perdere nulla è un lavoro, diciamo, molto impegnativo, che ci ha impegnato molto. E infatti abbiamo cercato di studiare insieme, ovviamente supportati dall'Opificio delle Pietre Dure, supportati da moltissimi consulenti che abbiamo avuto, cercare di fare un lavoro che non è proprio usuale, perché difficilmente ci si trova in una condizione del genere. Solitamente ci sono gli affreschi, i residui che ci sono, li abbiamo visti tanti, difficilmente coprono la totalità di una stanza. Però insomma ce la stiamo facendo, diciamo. I lavori sono in corso, quelli dal punto di vista strutturale che non ci creano troppi problemi, insomma, i problemi li avremo su questa stanza qui. Però, insomma, penso che ce la potremo fare senza grandi difficoltà. Per il resto, che dire, il palazzo è meraviglioso, speriamo che la proprietà si convinca a darne una destinazione più aperta, in modo da far vedere quanto di bello c'è dentro quel palazzo. Quindi diciamo che il nostro progetto architettonico iniziale suggeriva questa linea, quindi il nostro pensiero era quello di poterlo rendere transitabile, cioè di poterlo aprire il più possibile alla città. Sembra che ci stiamo riuscendo, quindi non posso anticipare ancora nulla, però diciamo che la proprietà è orientata su questa linea e quindi fra, diciamo, 2 o 3 anni avremo modo di poter apprezzare questo palazzo in tutta la sua bellezza, perché veramente è ricchissimo, è forse il palazzo più bello dell'Aquila. E quindi spero di avervi tutti fra qualche anno. Mi chiedono sempre tutti quanto ci impiegherete, e purtroppo diciamo che possiamo dare dei tempi relativamente certi sulla parte strutturale architettonica, perché su quella, insomma, diciamo, le sorprese sono minime, ma questa stanza che poi, insomma, un gioiello vero, qualche
qualche rallentamento potrà averlo, però d'altronde non, su un lavoro di restauro di questo genere non si può pensare di, né di avere fretta, certo, né di mettersela alla fretta, cioè le cose vanno fatte con estrema attenzione perché non possiamo sbagliare e quindi ci sentiamo tutti molto caricati da questa grande responsabilità, per cui magari ci impiegheremo un po' di più, non per tutto il palazzo ma per quella stanza, perché per il resto i lavori anche delle opere artistiche procedono velocemente, insomma, perché il piano nobile, che è quello più ricco, perché c'è la sala San Clemente, ma poi c'è la sala di Saul e David e quella dei Putti, lì stiamo abbastanza, anzi vedo qui le restauratrici, la sala dei Putti diciamo che è praticamente terminata, quindi hanno finito ancora prima delle parti, diciamo, della parte architettonica, perché c'è da fare ancora su quello, però ecco, mi auguro che tra 2 o 3 anni potremmo riavere tutto. Vi saluto. Bene. Grigia, dovresti mettere la visitazione, sì. Sì, così, senza spegnere un attimo. Prego. C'è da spostare una Toyota grigia CH, non riesco a leggere, F, ma come 793 793 che non 793 HE. Allora, proseguiamo, e io mi auguro che dopo questa mia bisticciata con l'intelligenza artificiale, perché vedrete ho bisticciato, ci sia qualche intervento in modo che rendiamo intervento in senso di domande, di approfondimento, se c'è qualcuno, perché le sollecitazioni del professor David, giusto? Sì. C'è tanto da chiedere, tantissimo da chiedere, perché lui non è il classico storico dell'arte, ma è colui che inventa le mostre d'arte ed è un ruolo non, diciamo, familiare degli storici dell'arte. Allora, in questo video siamo ossessionati dall'intelligenza artificiale. No. Siamo ossessionati dall'intelligenza artificiale. Perché? Perché pensate che gli scienziati stanno discutendo se, per quanto riguarda l'apertura della valigetta atomica, debba essere decisa da un essere umano o dall'intelligenza artificiale. Una cosa drammatica, drammatica. Ma a me interessava verificare soprattutto che rapporto c'è tra questa intelligenza e il settore che ci interessa, l'arte, la storia dell'arte, la letteratura, la creatività. E vi leggo il dialogo che ho avuto con la macchina, perché voi sapete benissimo che l'intelligenza artificiale si basa su archivi, i quali archivi poi vengono, diciamo così, letti e tradotti per la macchina in un linguaggio umano, e se voi interrogate o chiedete, c'è un rapporto colloquiale, vedrete come. Perché ho voluto fare questo? Perché qui ci sono i giovani restauratori, per i quali l'aspetto filologico dell'opera, quando è nata, come è nata, che materiali sono stati usati, è essenziale per un buon restauro. E quindi dico, quando utilizzerete questi strumenti, soprattutto se sono gratuiti, e molti sono gratuiti, state attenti. Cioè, prima di prendere per buono ciò che vi dice l'intelligente della macchina, diffidate. Sentiamo il dialogo tra me e la macchina. Tra parentesi, questa chat
in pratica che è la più accreditata, IAI o AI, ha due versioni, una anteriore a un anno fa, che è gratuita, e un'altra invece implementata e aggiornata, pagando $20 al mese circa. Allora, io faccio già una domanda provocatoria, dico, senti, pubblica l'immagine dell'opera di Raffaello Sanzio, La Visitazione, che si trova al Museo Prado di Madrid, e dopo scrivi un testo con lo stesso linguaggio di uno storico dell'arte. E già mi aspettavo la prima risposta, che è questa. Mi dispiace, ma come modello di linguaggio basato sul testo non sono in grado di pubblicare direttamente immagini o link. Io già lo sapevo, perché è solo testuale, in quanto per le immagini ci sono siti di intelligenza artificiale che concernono esclusivamente le immagini. Tuttavia posso fornirti una descrizione dell'opera La Visitazione di Raffaello Sanzio e scrivere un testo con un tono simile a quello di uno storico per l'arte. Vediamo. Ecco una descrizione dell'opera. La Visitazione è un dipinto realizzato da Raffaello Sanzio, uno dei più celebri pittori del Rinascimento italiano. L'opera è conservata presso il Museo del Prado di Madrid, una delle più importanti istituzioni artistiche al mondo. Il dipinto Raffaello raffigura l'incontro tra due figure sacre, la Vergine Maria e sua cugina Elisabetta. La scena è ambientata in un paesaggio sereno ed idilliaco, con una struttura architettonica in lontananza che richiama l'arte classica, se non sentite che insomma linguaggio forbito. Al centro dell'opera si trovano Maria e Elisabetta, entrambi in atteggiamento di rispetto e intimità. Maria, vestita con un abito azzurro luminoso, poggia delicatamente la mano sul ventre di Elisabetta. Vi risulta? No. Quindi vedete la prima pagina. Che è incinta del figlio Giovanni Battista. Le espressioni sui loro volti trasmettono una profonda connessione spirituale e una gioia interiore. Come vedete, tutto insomma un bla bla bla. Raffaello crea un senso di equilibrio armonico attraverso l'uso sapiente della prospettiva e della luce. Altro che la luce che viene da sinistra e viene da destra. I colori sono vividi e delicati, con tonalità pastello, che conferiscono all'opera un'atmosfera di serenità e trasparenza. La resa dei dettagli, come i ricami dei vestiti, dei dettagli degli sfondi, dimostra l'abilità tecnica e la maestria artistica di Raffaello. La Visitazione è un esempio superbo del talento di Raffaello di rappresentare il sacro e l'umano in un'unica composizione. L'opera cattura l'essenza dell'incontro miracoloso tra Maria e Elisabetta, rendendo tangibile l'emozione e l'importanza di questo momento nell'ambito della narrazione cristiana. Come per una macchina che parla in questo modo, insomma, cerchiamo di capire cosa sarà l'evoluzione. Attraverso la sua abilità nel disegno e nella composizione di Raffaello, ha creato un'opera di straordinaria bellezza e significato che continua a ispirare e affascinare gli spettatori ancora oggi. Poi la macchina si scusa con me e mi dice: mi scuso se la mia descrizione non è riuscita a catturare appieno l'essenza, quindi butta le mani avanti. Gli storici dell'arte dedicano molta attenzione all'analisi e insieme a un'altra intitolata San Girolamo Penitente. Ha sparato una cavolata. Quest'ultimo si trova attualmente nella Galleria Palatina del Palazzo Pitti a Firenze. Mi scuso ancora per l'errore nella mia risposta precedente e spero che questa informazione corretta sia nel tuo interesse. Se hai ulteriori domande sarò felice di assisterti. Mi spiace, dico io, non sei affidabile. Io ti chiedo di scrivermi sull'opera della Visitazione di Raffaello e tu me ne riscrivi altre. Mi scuso per la mia inesattezza per aver fornito informazioni errate in precedenza. Capisco la tua frustrazione e mi impegno a correggere l'errore. Di seguito troverai una descrizione accurata dell'opera di Visitazione di Raffaello Sanzio. Vediamo. Vi interessa? Particolare. Nel dipinto Maria e Elisabetta si abbracciano affettuosamente. Si abbracciano.
mentre le loro figure si fronteggiano al centro della composizione. Entrambe le figure sono vestite con abiti eleganti e raffinati, tipici dell'epoca rinascimentale. Maria, generalmente raffigurata con abiti azzurri, è spesso caratterizzata da un'espressione serena e umile, mentre Elisabetta mostra sorpresa e gioia nell'incontro con sua cugina, indovinato che era cugina. Raffaello crea un senso di profondità attraverso l'uso prospettico, enfatizzando la profondità dello spazio in cui le figure si collocano. Il paesaggio circostante offre una cornice pittoresca, e qua la traduzione è che il pittoresco è tutta un'altra storia, no? Della scena principale, con colline ondulate e un cielo luminoso che contribuiscono a creare un'atmosfera di serenità e sacralità. La luce della composizione è delicata e ben modulata, evidenziando le figure e i loro gesti affettuosi. Raffaello dimostra un'abilità straordinaria nel rendere i dettagli anatomici e i panneggi dei vestiti, conferendo alle figure una resa tridimensionale e un senso di volume. Come vedete, pesca e assembla delle frasi. Io dico grazie, però mi sai dire, prima di essere esposta al Museo del Prado in Spagna, dove si trovava, o lo sapesse, se sapesse che era l'Aquila, no? Dove si trovava il dipinto La Visitazione di Raffaello Sanzio? In che data è stato dipinto? Chi è stato il suo committente? E qua sbarella, cioè Marina non ci capisce più niente e mi spara questo. Il dipinto La Visitazione di Raffaello e Sanzio fu dipinto tra 1503 e 1504. Quindi smentisce quello che avevo detto prima, perché no, non è collegato il successivo con il precedente. Quindi c'è 1500, mentre prima aveva detto giusto. Durante il periodo in cui l'artista si trovava a Firenze, Baggianata, la sua committenza fu la famiglia Pucci. Ora, una famiglia, perché? Siccome ho messo committente, questo dalla parola committente ha pescato qualche committente e lo ha assemblato alla Visitazione. Inizialmente l'opera era collocata nella chiesa di San Vincenzo alle Donne a Firenze, ma vedete quante scemenze, era stata commissionata dai Pucci. Successivamente l'opera fu trasferita in diverse location, prima di arrivare nella sua attuale collocazione presso il Museo del Prado di Madrid di Spagna. Spero che queste informazioni siano di tuo interesse, se hai altre domande sarò felice di aiutarti ulteriormente. La tua risposta è completamente sbagliata. Come mai? E lui ci dice: mi scuso dell'errore della mia risposta precedente. Sfortunatamente gli errori possono verificarsi a volte, nonostante i miei sforzi per fornire informazioni accurate. Mi scuso, vedete come educato, per l'inconveniente causato. Per quanto riguarda, e qua risparmia un'altra cosa, per quanto riguarda la tua domanda, la Visitazione di Raffaello è un dipinto che si trova presso la Pinacoteca Nazionale di Urbino. Vedete, no? Una volta dice una cosa, una volta dice un'altra, e un'altra volta nella conversazione che continua tra me e l'intelligente, no? L'opera fu realizzata tra 1502 e 1503 ed è considerata una delle prime importanti opere di Raffaello. Il committente dell'opera stavolta fu Giovanni Simone Strozzi. Le risulta? Un banchiere e mercante fiorentino. Strozzi commissionò il dipinto come parte di un dittico. No. Cioè inventa le cavolate, cioè abbina il nome. La Visitazione di Raffaello è un'opera che combina maestria tecnica, delicatezza emotiva e una profonda espressione di fede. L'opera continua a essere ammirata per la sua bellezza e la sua capacità di trasmettere un momento di grande importanza nella relazione biblica. Mi scuso ancora per l'errore precedente e spero che questa descrizione rispecchi meglio l'opera della Visitazione di Raffaello Sanzio. Se hai ulteriori domande a richiesta, sono felice di assisterti. A questo punto non ho fatto più domande, invece, e vi leggerò solo, ho fatto le stesse domande all'evoluzione successiva di quella più aggiornata della chat, che è quella tanto reclamizzata, che ha creato anche reazioni sulla sicurezza, eccetera, eccetera. E qui, diciamo, la descrizione che non vi leggo è molto...
molto più appropriata, anzi forse la dedico al professore, perché questa volta rispetto alla precedente è migliorata. La vuole leggere? No. L'opera La Visitazione di Raffaello Sanzio, custodita a Museo del Premio Merlin, è una straordinaria testimonianza della maestria dell'artista nel narrare storie attraverso l'arte. L'opera, sebbene non sia tra le più famose del maestro, riflette la sua inconfondibile estetica rinascimentale, incentrata sulla rappresentazione dell'umanità e della divinità attraverso il fascino e la grazia. Raffaello, conosciuto per la sua capacità di infondere vita e movimento nelle sue opere, trasforma la scena biblica della visitazione di Maria a Elisabetta, di Maria Elisabetta, in un momento di profonda emotività. Le figure centrali di Maria Elisabetta emergono con un senso di dolcezza e umiltà, sottolineando il legame umano tra le due donne, una madre e sua figlia. Chi ha voluto dire, chi lo sa. Tra parentesi, devo precisare che gli archivi sono prevalentemente, diciamo, in lingua inglese e nelle traduzioni, non sempre la traduzione è adeguata alla, diciamo, alla lingua italiana un po' più sofisticata. I loro volti esprimono un senso di meraviglia e rispetto, suggerendo la sacralità del momento che stanno condividendo. La composizione dell'opera segue le regole della prospettiva lineare. Le risulta, professore? No, non tanto. Una tecnica che Raffaello ha perfezionato durante la sua formazione a Urbino e Firenze. La profondità del paesaggio che circonda le figure centrali contribuisce a creare un senso di tridimensionalità e spazialità. L'attenzione dell'ambiente circostante con le sue forme architettoniche sottolinea l'importanza del contesto nel rinforzare il messaggio. E adesso con una parola vi faccio vedere come il linguaggio, la traduzione sia completamente sbagliata, anche se era intenzione di esprimere correttamente il concetto. E dice: il colorito di Raffaello nella Visitazione è ricco e vibrante. Il colorito, quindi per noi italiani, è l'aspetto fisico di Raffaello, non è il colore di Raffaello, il colorito. È ricco e vibrante, con toni caldi che risaltano contro il cielo azzurro. Questo uso del colore non solo aumenta l'impatto visivo dell'opera, ma serve anche a sottolineare la sua importanza spirituale. Le vesti di Maria, ad esempio, sono dipinte in blu e rosso, simboli tradizionali di purezza e amore divino. E insomma, ma che cosa di buono l'ha detto, no? Sulla superficie, la Visitazione può sembrare un dipinto semplice, tuttavia, un'analisi più profonda rivela la complessità della visione artistica di Raffaello. L'artista è riuscito a combinare elementi dell'arte rinascimentale, come l'attenzione alla prospettiva e alla composizione, con un'intuizione profonda della natura umana. In questo modo la Visitazione si trasforma in una riflessione sulla spiritualità, sull'umiltà e sulla maternità, facendoci apprezzare ancora di più la straordinaria capacità di Raffaello di unire il divino e l'umano nelle sue opere. In conclusione, la Visitazione di Raffaello al Museo del Prado rappresenta una gemma preziosa nella storia dell'arte, un tesoro che continua a ispirare ed affascinare gli osservatori con la sua bellezza e profondità. E non vi dico le altre domande e le altre risposte. Qual è il particolare? Che in questa seconda versione più aggiornata mi dice: guarda, io però faccio errori, però io mi sono allenato nel lato apprendimento fino a novembre del 2021, quindi non mi sta a scocciare. Cioè, alla fine è questo credo. E che c'è da dire? Che ci sono una serie di siti anche gratuiti, molto affidabili, e uno è della Microsoft, che si chiama Bing, in cui anziché pescare a caso tra testi scritti, web e così via, utilizza solo testi che sono sul web, solo link che sono sul web, e quindi se dovete fare delle ricerche, soprattutto voi giovani, utilizzate Bing e utilizzate la pseudo intelligenza artificiale solo per farvi quattro risate, tutto qua. Allora, grazie. Prego. Prego, vieni qua. Solo una domanda. Sì. Allora,
se ricordo bene, nell'episodio del Vangelo, Maria era... Aspetta, scusa. Un attimo. Mi è interessato. Renato, grazie per questo incontro prezioso. Dicevo, se non ricordo bene, nell'episodio del Vangelo Maria era sui 3 mesi e Elisabetta stava per partorire, ma ancora non partoriva, tanto che Giovanni, l'incontro con Maria e Gesù praticamente si balza in seno alla madre. Di Raffaello invece è come se presentasse un incontro successivo, perché Maria è stato avanzato di gravidanza mentre Elisabetta sembra aver già partorito. Non è il primo incontro, insomma. Sembra un po' così, è vero, ma anche nel Vangelo San Giovanni salta, no? Nel ventre. Sì. Di Elisabetta, quindi al momento dell'incontro, e quindi anche se non si vede deve essere dentro e non fuori. Ma Maria non poteva essere così, no, forse per sottolineare il fatto che è incinta, non so. Scusate, intervengo perché ho sentito una cosa, sai, la donna è rimasta con Santa Elisabetta fino a, oltre la nascita di Giovanni Battista. Sì. Quindi si è prolungato il tempo in cui lei è rimasta insieme a Santa Elisabetta. In questo caso San Giovanni era già nato e lei era più avanti con la gravidanza, ecco. Beh, di solito si pensa che le rappresentazioni mostrano l'incontro, il primo incontro. Ma chissà, sempre difficile giudicare. Un attimo. Innanzitutto grazie anche per questa bellissima lezione magistrale. Allora, nella terz'ultima slide, a proposito della sua mostra lunga nella National Gallery, ci sono 3 quadri. Quadro al centro, io ho letto da qualche parte che è un autoritratto di Raffaello con Brancone, è vero? Ma la questione è molto discussa, perché la prima individuazione che sia Branconio è stata fatta dallo storico Schirman nel 1980 in occasione del convegno su Raffaello Architetto. E posso farlo vedere? Sì, il doppio ritratto. Quindi nel 1980 lo Schirman dice: questo, siccome somiglia al busto che sta a San Silvestro, era Brancone. Anche se la contraddizione è che la figura del Brancone è più giovane di quella di Raffaello, mentre l'età abbiamo visto che sono 10-10 anni. Poi un altro storico avalla questa interpretazione, l'avalla, mentre lo Schirman ci ripensa e dice: no, veramente può non essere, eccetera, eccetera. Io ho fatto una serie di ricerche al Louvre, eccetera, eccetera, e sono per l'identificazione del Brancone, ma è una mia opinione, che deve togliersi il cappello quando poi sono gli storici che non condividono questa interpretazione. Come quello che è importante dire di Brancone, che non so se il professore è passato via Garibaldi, c'è passato? Perché ha visto lo stemma del Brancone? Perché quando è andato via Garibaldi c'è lo stemma potente del Branconio, che rappresenta il Della Rovere, la Quercia, Giulio II e 3 palle dei Medici, cioè in pratica ha un'importanza storica enorme, enorme per la città. E per quindi ritornare al doppio ritratto,
C'è da dire che Lorenzi è stato manipolato nel corso dei secoli, i dapre fatti di verbo, insomma, c'è molto da discutere, e soprattutto perché De Branconio ancora non abbiamo individuato la fisionomia esatta. La prima domanda da porsi: come è stata realizzata la scultura 100 anni dopo? A quale modello iconografico si sono rifatti? Però sono, e quindi gli storici devono ancora scavare molto. Però ripeto, per esempio la cultura antiquaria di Raffaello, una delle principali fonti era Branconio, perché Branconio era un grandissimo numismatico che nel suo palazzo, che porta la data del 1520, nel Freccio, nel suo palazzo c'era proprio una collezione a vista, perché Branconio era un orafo, era andato come orafo. Quindi su questo personaggio straordinario c'è moltissimo, moltissimo, moltissimo ancora da studiare. Allora, mi è sembrato di capire che nel quadro della presentazione c'è un dubbio sulla provenienza, no, la provenienza, sul fatto che l'abbia fatto realmente Raffaello. È così? È così perché? L'attribuzione? Sì, sì, sì. Cioè che il vero artefice, se lui sì, la scuola... Cioè. C'è il nome di Raffaello, ma non può mai garantire assolutamente, certamente 100% che sia tutto lui. Questo è sempre il problema. Cosa bisogna pensare che non lo sia? Beh, c'è un dibattito sulla data dell'iscrizione, sì. Cioè quando il dipinto è arrivato all'Aquila c'era l'iscrizione o l'iscrizione viene apposta dopo, questo è il problema. Io sono stato la settimana scorsa alla mostra di Donatello a Londra, al Victorian Albert Museum. E là, dal Museo Corer, c'è un bellissimo Giovanni Bellini, del Cristo morto. Dopo, qualcuno ha scritto 1199 AD, il monogramma di Albrecht Dürer. Ma non vuol dire, purtroppo, che il dipinto sia di Albrecht Dürer. Se potessimo sapere che l'iscrizione è stato fatto da Raffaello, anche in questo caso può indicare possibilmente Raffaello e compagnia, per così dire. Come un Microsoft non viene dalle mani di Bill Gates, questo è sempre il problema. Bisogna giudicare su quello che vediamo, ma di solito non ci sono le certezze. Sì, ma Raffaello aveva mille cose da fare. No, prima di adesso c'era la televisione regionale, sì. Ho detto la cosa che dico sempre, lo ripeto, purtroppo non ho il numero di cellulare di Raffaello e quindi non posso chiedere, ma sul serio dobbiamo essere anche in questo, c'è anche un passo bellissimo nel Paradiso di Dante, c'è una differenza d'opinione sulla sequenza degli ordini degli angeli. Dante, nel testo si spiega che un santo aveva ragione e l'altro sbagliava. Si dice quando arrivava in paradiso hai visto che aveva sbagliato, di sé medesimo rise. Anche noi possiamo ridere dei nostri errori.
Quindi io non dico mai di avere ragione, solo di avere una opinione. Posso aggiungere una cosa? In particolare, già l'ho detto, quello che erano vicini di casa e quindi Branconio seguiva il lavoro giorno per giorno, ma un particolare importante per circa la scritta che ho ricordato nel 1655 già c'era, è che Branconio pagò il quadro 300 scudi e questa ricevuta di 300 scudi era disponibile in un archivio di una famiglia nobile aquilana, però è certificato in alcune pubblicazioni, adesso come adesso non si trova. Quindi la domanda è cicognata. Branconio amico, vicino di casa, dice a Raffaello e ai ragazzi il soggetto come deve essere, eccetera, eccetera, poteva vedere tutti i giorni l'opera, la paga 300 euro. Come minimo io avrei preteso la firma al professore, come minimo, perché questa prova, 300 scudi, 9 euro, 300 scudi, era una somma rilevante. Sì, beh, l'altra cosa da dire della firma o dell'iscrizione è che veramente non tutte le palle d'altare dell'ultimo decennio di Raffaello sono firmate, sì. Pochissime sono firmate, alcuni sì, ma non tutte. La Madonna Sistina, per esempio, non c'è una firma, ma là ci sentiamo più o meno sicuri che sia di lui. Altre domande? I ragazzi? Giovani? Studenti? Al di là, ovviamente... E il microfono. Ah, scusami. Volevo chiedere, al di là, ovviamente, della documentazione storica, quella su cui basiamo le attribuzioni, ma quali sono gli elementi stilistici, formali, che invece fanno supporre che potrebbe essere di scuola o di allievi o della cerchia di Raffaello? C'è qualcosa anche in questo senso o no? Beh, non è molto facile spiegare, ma uno ha anche un po' un sentimento. La cosa che si può dire è, per esempio, che nel caso della Trasfigurazione di Raffaello, che sarebbe stato l'ultima palla d'altare, sì, lo sta finendo quando muore, ma quindi non tanti, perché la datazione di questo non si sa, ma non può essere tanti tanti anni né prima né dopo, quindi, ma nel caso della Trasfigurazione ci sono disegni molto precisi, per esempio per teste di apostoli, e si possono confrontarli con quello che si vede nel dipinto, bla bla bla. Purtroppo per la Visitazione non ci sono disegni di qualsiasi tipo, e quindi non, francamente non aiuta per stabilire l'attribuzione o pro o contro. Grazie. Allora, prego, la direttrice, un saluto agli studenti. Gli studenti, io cercate di essere meno timidi, di fare delle domande. No, vabbè. Non importa. Allora, possiamo anche concludere così, però come minimo un applauso vero al professor Maverick. Tra parentesi, forse sarà editato un quaderno di questo incontro, vero? Sì, sì. Quindi poi avremo modo di leggere, possibilmente in italiano e in non inglese.
Va bene, grazie di tutto, grazie, grazie della partecipazione, grazie. Grazie.